Vado a dormire in macchina è la frase che si sente più in assoluto quando purtroppo qualcuno viene sfrattato. Da oggi però le cose stanno per cambiare. Circa 2 mesi fa ho sventrato completamente il baule di questo piccolo pandino per costruirci una gaming room. Quindi vuoi che alzando un po' il livello delle mie costruzioni io non riesca a costruire anche una casetta spettacolare sopra il tetto della panna? E poi così se mi sfrattano almeno posso dire vado a dormire nell'altra mia casa. Puh. Iniziamo, dai! La costruzione dell'autocasa avverrà in 5 sezioni totali. Punto 1, scoperchiamento e messa in sicurezza del tetto. Punto 2, realizzazione dello scheletro della casa più terrazzo. Punto 3, creazione del pavimento, ambienti interni e soprattutto vano scale per accedere dal piano terra al primo piano. Punto 4, abbellimenti finali e completamento della costruzione. Punto 5, test finale, fare un tragitto vero e proprio con l'autocasa. Partiamo dalla prima sezione e vediamo cosa succede. Ok, questo qua è il nostro pandino. Io direi prima cosa smontiamo questa copertura che sta sul soffitto. Pensavo di metterci 10 minuti, in un secondo è venuta via. Come potete notare, su tutto il perimetro del soffitto del pandino e soprattutto in mezzo ci sono questi traversi di metallo che servono a irrigidire tutta la struttura. Altrimenti quando va in giro qua si sminchia tutto. Questo cosa vuol dire? Che prima di tagliare tutto il soffitto devo creare la base di supporto della casa. E a voi sembra di vedere qualche legno disponibile qua? Assolutamente no, andiamo a comprarli. Ok raga, sono arrivato. Appena prima di entrare però attivo il cashback del 2% così risparmiamo qualcosina. Eccolo qua, 2% attivo nei prossimi 30 minuti. Tutto questo chiaramente grazie alla mia carta Revolut, che non solo è gratuita ma dopo vi dico come fare ad ottenere 20 euro facili. Andiamo. Adesso vi faccio vedere una cosa che ho appena scoperto che c'è in sto negozio qua. Raga, mi risolve il problema che non avete idea. Bellissima. Eccoli qua. Questi qui sono giunti angolari a 3 vie e sono la svolta. E chiaramente tutti questi qui funzionano con questi legni. Vi faccio vedere. Praticamente tac e tac. Poi sopra puoi mettere questo e da parte ne puoi mettere un altro così, pam. Sono spettacolari quei cose qui, veramente. È un po' di roba, eh. È un po' di roba. Povera macchina, signori. Flessibile per tagliare il tetto, circolare per tagliare il legno, avvitatore per le viti. Ora, chi sono io per non iniziare subito a costruire? Dai! Allora, il palo intanto non l'ho messo fino in fondo perché qua ci sarà quello verticale. Invece da questa parte qua ho messo un giunto a 1, 2, 3, 4 vie perché da qua parte la prolungazione del legno e in questo punto faremo il terrazzino della nostra casa. Facciamo il segno e tagliamo. Più o meno qua. Invece questo qua è già giusto. Facciamo la misura anche di questo, almeno siamo già pronti per dopo. Perfetto, primi due lati tagliati, ma dato che il pandino è un rettangolo perfetto, facciamo subito gli altri due senza prendere le misure. Cioè, ma avete capito che cavolo di figata è lavorare con questi giunti qui o no? E direi perfetto, signori, struttura bella bella saldata assieme con tutte le varie viti. Adesso devo affrancarla al pandino. Come faccio? Semplicemente trapano da dentro, dai. E dopo aver trapanato di santa ragione e fatto una prova di resistenza, ho notato che sulla parte davanti c'era un gap di 2 cm. Contento di sapere che anche negli anni 80 la Fiat già pensava all'aerodinamica. Ho quindi ritagliato un pezzo da qualche progetto precedente e una volta incastrato alla perfezione sotto il gap ho avvitato tutto. E adesso, signore e signori, la struttura è veramente affrancata. Quanto è bella da vedere questa panda qui! Sta diventando piano piano uno di quei mezzi per fare safari nel deserto. Madonna, che bello! Allora, è molto più difficile di quello che pensassi. In circa mezz'oretta ho tagliato tutto quel lato lì più questo qua corto. Vedete che qua è tutto staccato. Dentro lì c'è il pandino. Fa quasi ridere sta cosa, raga. Cosa sto facendo con sto pandino qui, raga? Cosa sto facendo? La panna decapotabile. Bene, dai, continuiamo. Dovremmo esserci, signori. Proviamo ad andare dentro a picchiare un po'. Ce l'abbiamo fatta, raga! Mamma mia! Chiaramente qua prima di fare il lavoro ho tolto la caffettiera, PlayStation eccetera. Cioè abbiamo un tetto completamente bucato. E questa qua praticamente è la visuale dall'interno.
Adesso devo tirarli via questo montante qui, sistemare bene tutti i profili perché adesso sono molto molto taglienti anche tutti questi qua, e poi possiamo continuare con la costruzione della casa in verticale. E dopo aver messo in sicurezza tutto il bordo, ho creato anche un po' di spazio libero togliendo il sedile del passeggero. Sono diventato anche un meccanico, madonna. Praticamente in questo spazio qua ci sarà il vano scala, ovvero una scala pioli che parte da qui e va su di là fino ad arrivare al secondo piano, che tra poco costruiremo. Adesso, per evitare di farci male, sono andato a prendere queste guaine di protezione che avevo utilizzato per la mini roulotte fai da te. Praticamente questo qua è un angolare di gomma che metterò qua attorno, almeno non rischiamo di spaccarci la testa quando lavoriamo, perché qua taglia, qua taglia veramente tanto. Perfetto, ora piccolo test, andiamo a fare un giretto con la panda per vedere se si svirgola via. Raga, siamo pronti ad andare senza il tetto. Via, che macchinina che abbiamo! Vabbè, sembra tutto normale in realtà. Non direi che ci sono delle cose strane. Forse l'unica cosa è che entra un sacco di aria quando vai in giro. No, veramente, spettacolare. Basta ridere, basta scherzare. Passiamo alla fase 2, lo scheletro della casa. Non ho più 20 anni, raga. Allora, per capire quanto fare alta la casa all'interno, iniziamo a posizionare i 4 pilastri. Cioè, ma vi rendete conto? Ma cosa sto facendo? Mettiamoli su questo qua da finto pavimento, almeno posso camminare provvisoriamente. Perfetto. Come vedete, ho provato a salire sul pandino, infatti quello là è il Michele Molteni del passato, ma ho subito notato che l'altezza dei pali è sproporzionata rispetto alla macchina, quindi devo abbassarla un pochino. Dai, scendi! Allora, dato che a me piace andare molto a sensazione, proprio ad occhio, adesso salto su e gli faccio il segno dove mi capita, senza misurare. Allora, secondo me l'altezza giusta è più o meno, io direi, boh, questa qua, via. Tagliamo tutti i pali a quell'altezza lì. Ok, primi 4 tagliati, spariamoli su. Sono proprio curioso di sapere come viene quel pezzo qui, raga, perché cioè, si forma tutta la casetta sopra. Da qua in poi il video diventa sempre più bello. Adesso voi direte, ma Miki, non è troppo basso? In teoria sì, però nella parte in mezzo voglio fargli il tetto a punta. Così ci stiamo più comodi e sembra un vero chalet di Livigno. L'ho detto anche della casa sull'albero, forse, eh? Vabbè, sempre le stesse battute, che schifo. Mettiamoli questi 4 qua. 1, 2, 3 e 4. E tu sei ancora al metro. Tutto ad occhio. Tutto ad occhio. Ah, aia. Cubo di Moltenic completato. E arrivati a questo punto, la vera domanda è: come lo faccio il tetto a punta? Molto molto semplice, prendo lo scarto del legno verticale che ho tagliato prima, un altro giunto a tre vie, faccio tac tac, e poi con un terzo legno tac. Signore e signori, abbiamo il tetto a punta. Chiaramente questo qua va misurato bene. Allora, intanto misuriamo quanto è largo. 100,5. Ok, riporto la misura su questo legno. Appoggiamo i due legni nuovi che dovrò tagliare. Inseriamoli nel giunto a tre vie. Tac e tac. Ora, questi qua segnano i pali verticali, quindi il tetto dovrebbe appoggiarsi su quelli. Quindi abbassiamolo sopra i pali verticali. Perfetto. Questi qua sono i punti in cui devo tagliare. Primo pronto, vediamo se ho fatto i calcoli giusti. Raga, non è perfetto. Di più, guarda qua che bello. Mamma mia, abitiamo, dai. L'ho lanciato non perché sono pazzo, ma perché visto che funziona bene, faccio subito anche l'altro. Tra l'altro, volete sapere la cosa bella? Dato che prima abbiamo tagliato in diagonale questi pali, loro sono già pronti per l'altro pezzo. Devo solo tagliarli dritti qua, che è molto più semplice. Dai, 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 dai. Guarda che belle gemelline che abbiamo. Ed ecco voi la struttura della casa con il tetto a punta completato. Guardate che razza di figata che sta venendo fuori, raga. Guarda che bella, che è precisissima. Ma poi la vera domanda è: secondo voi mi danno la multa andare in giro in strada così? Anche se me la danno, con Revolut non pago alcuna commissione a differenza di altre carte, utilizzando PagoPA, semplicissimo. Sapete cos'altro non pago con Revolut? Le commissioni sui bonifici, aprire il conto, mantenere il conto. E se la fate con il link che trovate in descrizione o scannerizzando questo QR code, avrete in omaggio 20 euro. Quindi non solo è gratuita, ma potrete ottenere 20 euro. Cioè, incredibile, raga. Tra l'altro la mia
è anche di metallo. Per alcuni di voi che hanno la carta ancora del 1800 vi consiglio vivamente quindi di passare a questa, con la quale potete creare infinite carte virtuali quando comprate online. Così anziché dare il codice che c'è sulla carta, ne avrete uno monouso che si autodistrugge non appena avete finito l'acquisto. E anche qua, costo per le carte virtuali 0 euro e la fate in 30 secondi. Per caso la perdete, non dovete chiamare il servizio clienti. Apri l'app e la blocchi. Un secondo. Un sacco di innumerevoli vantaggi, raga, ve l'ho fatto vedere anche all'inizio del video. Accendi il cashback prima di entrare in un negozio e ricevi indietro dei soldi. E poi ve l'ho già detto, vi danno 20 euro. Cioè, almeno provate. Andiamo avanti, va. Entusiasmo alle stelle, ma quando ho iniziato a capire come fare il terrazzino, sono sorti i primi dubbi. Primo problema. Una volta completato tutto il terrazzo, io quando sono al posto di guida non vedo più niente. O meglio, vedo, ma molto molto meno. Proprio perché c'è questo nuovo soffitto. Oltre a questo problema qua, se devo fare un po' di manutenzione all'interno del cofano, non posso aprirlo proprio perché è appoggiato su di esso. E ricordiamoci che nel cofano c'è anche la ruota di scorta sul pandino, Ho pensato quindi di fare il terrazzino che si può aprire e chiudere mettendo due cerniere in questa posizione qua, ma avendo la ringhiera montata sulla parte esterna andrebbe a sbattere contro la casa quando lo tiro su. Quindi la soluzione che ho trovato è: faccio metà terrazzino fisso e metà terrazzino che si alza tipo ponte elevatoio. Se non avete capito nulla di quello che ho detto, non abbiate paura, perché adesso lo faccio. Primissima cosa, togliamo tutto. Ok. Ed ecco qua il primo pezzo di terrazzino creato fisso all'automobile, che non dà fastidio al tergicristalli, che ti fa aprire tranquillamente il cofano e che non spacca le palle con la visuale. E ora facciamo il terrazzino ribaltabile per completarlo. Misure precise per non rischiare di farlo troppo lungo. Taglio e fissaggio dei 4 pezzi di legno, 3 cerniere di metallo sul bordo, ancoraggio alla struttura principale, prova di chiusura, infine 2 piedini apribili che permettono al terrazzo di stare in piedi. Ebbene sì, dopo circa mezz'oretta, signore e signori, vi presento il terrazzino ponte elevatoio. Tac! Guardate che razza di figata! Praticamente, quando siete fermi, potete tirarlo giù. Quando invece dovete andare via e guidare la panda, basta tirarlo su e voi avete la vostra visuale. Ragazzi, bellissimo! Vi dico la verità, camminando sopra fa un certo effetto che si potrebbe lasciare giù, Però sono contento. E tiene anche un botto, che grande. Arrivati a questo punto, tiriamo via questo pianerottolo provvisorio. Iniziamo a costruire il pavimento con il vano scala. 191x98,5. Questo qua dovrebbe andare bene. E dopo un po' di misure ho ritagliato non solo la sagoma esterna, ma anche i 4 paletti che in teoria dovrebbero saltare fuori da lì. Avrò fatto bene i calcoli? Vediamo. Mamma mia! Perfetto, cavolo! Guarda qua! Madonna! Ma quanto sono preciso! Quanto sono preciso! Che spettacolo! Adesso però qua devo ritagliare il soffitto per fare il vano scale. Il problema è che adesso, raga, qua in mezzo è un po' pericolante. Devo mettere un rinforzo. Ok, mettiamone uno anche da questa parte qua. E tac, signori. Cioè, tu guarda quanto è fatta bene questa botola qua. Mamma mia. Vediamo ora se tiene di più il pavimento. Vediamo. Ma stai scherzando? Ma perfetto. Madonna mia. Sono un falegname, non c'è niente da fare. Per completare un attimo la botola bisogna fare la scala. E ho già iniziato a mettere questi due legni giganteschi per capire più o meno come farla venire. L'idea sarebbe quella di piazzare questi due affrancati sia sotto che sopra, e con tutto il legno che avanza fare i vari pioli. Un lavoro abbastanza semplice. E tutto d'un tratto è comparsa una scaletta. Devo dire che è ben salda. 1, 2 e 3. Tac! Funziona, raga. Scalettina a posto. Pianerottolo per il terrazzino fatto. E botola costruita, io direi che lo scheletro della casa più terrazzo è stato fatto. Adesso devo partire con i muri esterni. Ok.
devo ricordarmi di accendere il cashback, perché qua 2% ogni volta, se si prende il vizio, sono soldini. Come possiamo fare i muri esterni? Vediamo. Potrei farlo con questi qua in PVC, che vi devo dire, belli sono belli. E poi, considerando che sono all'esterno, qua se piove ogni goccia passa al pannello successivo fino a scendere dalla panda. Però sono un po' troppo fini, mi sa che ci metto 50 anni. Potrei usare sennò i battiscopa, però non mi convince tanto. Niente, dai, ho già capito. Prendo le stesse perline con cui ho fatto la mini villa per cane. Rigide, grosse, facili da montare e via. L'idea sarebbe di completare tutta la casa con questi pannelli qua, poi qua ci faccio il giardino con l'erbetta sintetica, uno scivolo per venire giù, abbellimenti interni, eccetera, eccetera. Ci vediamo alla prossima puntata.